GMG 2011, come si stanno preparando i giovani del Friuli, della diocesi di Udine? Intanto credo che ci sia entusiasmo e siamo stati un po' in ritardo a causa dei cambi che l'arcivescovo ha fatto nella direzione pastorale giovanile. Abbiamo aperto le iscrizioni i primi giorni di gennaio e quindi in qualche modo attendevano, perché ci chiamavano quando partono queste benedette iscrizioni. Finalmente siamo riusciti a partire e adesso io credo che si preparino proprio con quella gioia che li contraddistingue e la voglia anche di incontrare Benedetto XVI, che alla fin fine veramente è un altro Papa che sta dalla parte dei giovani. Questo è l'atteggiamento di fondo, credo, la gioia, la contentezza di rifare un'esperienza o di farla in modo nuovo per chi verrà la prima volta. Noi adesso abbiamo appunto aperto le iscrizioni, chiaramente intendiamo anche prepararci a questo incontro. La nostra proposta diocesana si svolge su due tempi, Ci sarà un viaggio lungo dal 10 al 23 agosto, perché fin dalla GMG del Giubileo abbiamo deciso anche di fare un gemellaggio prima di arrivare all'incontro con il Papa e ai giorni di preparazione della GMG veri e propri. E quindi ci sarà un viaggio lungo dal 10 al 23 agosto, proprio perché vogliamo entrare in gemellaggio con i giovani della Spagna. Saremo ospiti a Urgel, entro breve farò anche un viaggio lì per coordinare un po' l'ospitalità, per poi raggiungere Madrid negli ultimi giorni, quando insieme a tutti i giovani del mondo vivremo i momenti veri e propri di preparazione, le varie catechesi, gli incontri che si fanno. Per arrivare lì abbiamo pensato a quattro appuntamenti in questo periodo, dove vogliamo incontrarci per un momento senz'altro di preghiera, di riflessione anche sul messaggio che il Papa ha dato per questa giornata mondiale della gioventù, radicati, fondati nella fede, saldi nella fede, e anche con momenti in cui vogliamo così presentare lo stile con cui vogliamo andare, una sorta di appunto gemellaggio pellegrinaggio, che ha uno stile certamente gioioso e non so, di animo libero, da parte dei giovani, nello stesso tempo anche un momento veramente di incontro, di preghiera, di riflessione, una sorta veramente di pellegrinaggio per andare ad ascoltare il successore di Pietro, perché continua ad indicarci le vie vere, credo, della felicità. Ecco, questo penso sia poi il desiderio di tutti, mio e di chi desidera fare questa esperienza. Quali sono le proposte che l'Arcidiocesi di Udine lancia ai ragazzi? Ma noi in qualche modo si continua a lavorare come nel recente passato, con delle proposte per i giovani. Quest'anno è ormai puntato molto però proprio per la preparazione alla GMG, ci pare molto importante questo. E non dimentichiamo l'attenzione anche al mondo dei ragazzi, quindi ai preadolescenti, con Exodus, che è l'esperienza che stiamo facendo parallela alla catechesi, che stiamo facendo con 120 circa parrocchie della diocesi, una sorta di gara dove i ragazzi, accanto, attraverso gli incontri di catechismo, cercano di produrre anche di vivere di attività, incontri e produrre del materiale in una sorta di grande gara che troverà nell'incontro finale del 15 maggio, con una festa diocesana, troverà la sua conclusione il vincitore, ma speriamo anche un cammino fatto con uno stile così anche particolare, non dico nuovo, ma bello, significativo, positivo per me. Ultima domanda, in qualche maniera la giornata del Papa dedicata ai giovani qua in Friuli e in Veneto verrà anticipata, perché ci sarà la visita del Papa ad Aquileia e a Venezia.
come si stanno preparando i ragazzi, con quale animo stanno attendendo qua in Friuli il Papa? Ecco, questo è, abbiamo questa opportunità, è un'opportunità che è un po' condizionata forse dagli spazi, tanto è vero che almeno come pastorale giovanile punteremo molto in collaborazione con diciamo, la Conferenza Episcopale Triveneta per quel che riguarda la pastorale giovanile, punteremo molto all'incontro dell'otto, dove speriamo, almeno questa è la prospettiva, di avere un posto diciamo privilegiato, cioè soprattutto per i giovani che andranno alla GMG, ma per tutti i giovani accanto al Papa nel grande parco di San Giuliano. Ecco, quindi i tempi sono un po' stretti a dire il vero, quindi particolari preparazioni non ci saranno o saranno legate un po' anche alla preparazione del GMG. È uno degli appuntamenti, direi, no? Che un po' ci scalda l'animo, ecco, per poi incontrarlo in modo ancora più bello e profondo a Madrid. Diciamo un piccolo anticipo per i ragazzi. Ecco sì, proprio un piccolo anticipo, spero veramente che questo positivo, che sia l'occasione per l'incontro fra di loro e anche per incontrare in anticipo poi il Papa, per poi darci solo l'arrivederci, ecco, a Madrid.